Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Bonafè, eccomi qua. Ma vede Merlino, io rimango un po' basita perché si accusa la sinistra di strumentalizzare e io sinceramente non capisco che cosa c'entri questo accostamento di Mimmo Lucano con appunto la premier e il vice premier di questo paese, che non hanno trovato il tempo in un momento di grande commozione per il paese di recarsi davanti a quelle bare bianche che abbiamo visto ospitate nel palazzetto di Cutro, e trovano però il tempo per prendere un aereo, volare a Milano e andare a festeggiare il compleanno di Salvini. Per carità, cioè, non c'è, anzi siamo i primi a fare gli auguri di buon compleanno a Salvini e non mettiamo in discussione la possibilità da parte di tutti di festeggiare. Però appunto intanto c'è un tema di opportunità, cioè in un momento così delicato in cui il paese si è commosso. Lucano non è un'opportunità. Lucano non è un'opportunità. Ripeto, buona. Non capisco cosa c'è bene Lucano, al di là di quello. Sfruttamento dei migranti, pazienza, al di là di quello, però, facciamo parlare io, Francesco. Scusate, al di là di quello, però, a me pare che qui il punto sia politico, cioè in sei mesi di governo, dall'insediamento di questo governo sono stati già fatti due decreti che riguardano l'immigrazione. Uno per rendere più difficile la vita a chi va a soccorrere in mare le persone, l'altro per pene severissime contro gli scafisti, e il dato di fatto che registriamo è che continuano a morire persone in mare e che continuano a sbarcare persone nel nostro paese, perché negli ultimi due giorni noi abbiamo avuto più di 3.000 arrivi, dall'inizio dell'anno noi abbiamo 16.000 arrivi sulle coste italiane. Quindi il 20% dell'attività di questo governo è stata destinata ad affrontare il tema delle immigrazioni, con i risultati che vi ho descritto prima. Allora, per me il punto, oltre che appunto di sensibilità, che io insomma mi sarei immaginata da una donna che è madre, che è cristiana, che è tutto quello che ci ha raccontato lei, quindi c'è un problema di sensibilità, ma c'è anche un problema politico. Cioè, se si pensa di risolvere così il tema dell'immigrazione, non saranno le prime basi su cui viaggeremo. Allora,